microfon, snimaj. Snimaj. Non è raro che gli animali selvatici chiedano aiuto agli esseri umani e per fortuna sono tantissime le persone disposte a farsi in quattro per loro. In realtà questi animali non sono particolarmente speciali. È scientificamente provato che gli animali siano sopravvissuti proprio grazie al pensiero astratto, all'esperienza e alla comunicazione con membri della stessa o di altre specie. Ma come fanno gli animali a sapere che noi siamo in grado di fare cose che a loro non riescono? Semplice, ci osservano. Gli animali che vivono a contatto più o meno ravvicinato con l'uomo, come ad esempio gli scoiattoli nei parchi, hanno passato tutta la vita ad osservarci e sanno quali situazioni sono pericolose e di chi invece possono fidarsi. Addirittura pensate che alcune specie animali riescono a riconoscere i volti delle persone. Internet è pieno di teneri video di persone che aiutano gli animali in difficoltà. Eccone alcuni. Se siete nuovi sul canale, assicuratevi di iscrivervi, premete la campanella e lasciate anche un mi piace prima di iniziare il video. Immaginate di essere un comunissimo adolescente in barca e all'improvviso vi appare davanti una balena. Per la precisione parliamo di una balena franca australe, un animale gigantesco che potrebbe ribaltare la barca su cui vi trovate in pochi istanti. Invece viene a chiedervi aiuto. È proprio quello che è successo a questo ragazzo nel 2015. Quando una balena si è avvicinata alla sua barca e lui ha scoperto che aveva corde e pezzi di plastica attorcigliati addosso e, senza pensarci due volte, ha sporto in fuori il braccio e l'ha liberata. Nel giugno 2013 è diventato virale su internet il video di una giovane volpe con il muso incastrato in un barattolo. Probabilmente doveva contenere qualcosa di delizioso che ha attirato la sua attenzione, ma l'animale ha finito con il restare intrappolato. La storia sarebbe potuta finire molto male se questa volpe non avesse deciso di chiedere aiuto a un gruppo di ragazzi che passava di lì. I quali sono riusciti a liberarla. Ma come avrà fatto questa volpe a capire che poteva fidarsi? Forse, nonostante fosse solo un cucciolo, sapeva che gli esseri umani potevano fare cose che a lei non riuscivano? Ma allora speriamo che sia anche a conoscenza dei pericoli che gli incontri con l'uomo possono rappresentare. Forse invece si è semplicemente trattato di una coincidenza? Sempre nel 2013 è approdato su internet un altro video. Il protagonista questa volta è un corvo che si era appollaiato sulla staccionata di una casa e aveva urlato per più di un'ora. Quando una donna si è finalmente avvicinata a lui, ha scoperto il motivo di tutto quel chiasso. Il povero corvo aveva degli aculei di istrice conficcati sulla testa e stava cercando disperatamente qualcuno che lo aiutasse a liberarsene. Gli agenti di polizia di solito sono quelli che chiamiamo se siamo nei guai. Sebbene gli agenti di polizia dovrebbero essere chiamati solo se c'è una vera emergenza, questi sono sempre ben disposti a rispondere anche alle non emergenze o alle emergenze più peculiari. Ed è proprio quello che è successo a questi due poliziotti di Cincinnati, quando un'oca ha iniziato a picchiettare freneticamente con il becco contro la loro auto. I due erano in servizio e rimasero scioccati nel vedere l'oca fuori dalla portiera della macchina. L'oca stava battendo con agitazione il becco contro la portiera della macchina. Sembrava che volesse attirare la loro attenzione in ogni modo possibile. E gli ufficiali capirono presto che qualcosa non andava, anche perché le oche in genere non si avvicinano agli umani. Così i due decisero di scendere dalla macchina e seguire l'oca.
e questa li condusse da uno dei suoi pulcini, incastrato in uno spago tanto che la sua mamma non riusciva a liberarlo da sola. Ecco perché aveva chiamato i soccorsi. Ancora sconvolti e confusi, gli agenti hanno chiamato il servizio di protezione animali, ma l'unità li ha avvisati che non sarebbero arrivati in tempo, e a quel punto gli ufficiali hanno deciso di prendere in mano la situazione. The goose said her thanks and carried back on into the wild. E che ne pensate invece del video di questo elefante dello Zimbabwe che nel 2016 si è letteralmente lanciato incontro a una jeep di veterinari? Dopo aver ricevuto la segnalazione dell'elefante ferito, i veterinari erano saliti in auto convinti che sarebbe stato difficile localizzare e fermare l'animale per aiutarlo e speravano di trovarlo in tempo. Sicuramente non avrebbero mai immaginato che sarebbe stato proprio l'elefante a trovare loro invece. Questo impavido sub si è imbattuto in uno squalo con un coltello conficcato sulla testa. L'animale ferito si è avvicinato all'uomo e poi ha pazientemente aspettato che estrasse il doloroso coltello. E parliamo del feroce predatore dell'oceano. Un altro motivo per cui gli animali possono ritrovarsi a chiedere aiuto agli esseri umani è per disperazione. Magari sono così disperati da non avere altra scelta e anche se non sono sicuri di potersi fidare, è ormai diventata una questione di vita o di morte. È il caso di questo povero koala, una delle numerose vittime degli incendi che hanno devastato l'Australia tra il 2019 e il 2020. Avrete sicuramente visto immagini e video di persone che aiutano i koala in difficoltà, che gli danno da bere o che li portano in salvo dalle fiamme. E i koala si sono fatti aiutare senza pensarci due volte. Nonostante non avessero mai avuto contatti con gli esseri umani, avevano capito che da soli non ce l'avrebbero fatta. Un particolare interessante di questa storia è che i koala non bevono acqua, lo sapevate? Assumono liquidi solo dalle foglie di eucalipto. Ovviamente durante gli incendi tutto è cambiato per loro, anche questo aspetto. La gente ha cominciato a dargli da bere semplicemente perché pensavano tutti che, essendo stati in un bosco che andava in fiamme, potevano essere disidratati o semplicemente avere sete, e loro hanno bevuto senza problemi e senza paura di farsi avvicinare. Purtroppo, per quanto quelle foto siano tenere, bisogna guardare il quadro completo. I koala erano talmente disperati che hanno perso le loro abitudini. Insomma, se c'è una cosa che abbiamo imparato da queste storie è che tutti possono avere bisogno di aiuto e che non dobbiamo semplicemente sorridere e scattare qualche foto se un animale selvatico ci si avvicina perché forse ci vede come la sua ultima speranza. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e cliccate sul video sullo schermo per altri incredibili video come questo. Alla prossima!